Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo dell'intervento di riqualificazione dello stadio San Nicola dove verrà sostituita la copertura. Un intervento da quasi 10 milioni di euro, particolarmente atteso tra l'altro dalla nostra città. E allora per spiegare i dettagli di questo intervento ci colleghiamo in diretta Skype con l'assessore all'ambiente e allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. Assessore, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, parlavamo di un intervento molto atteso perché da anni insomma, si sperava in un intervento risolutivo per quel che riguarda la copertura dello stadio San Nicola, direi che ci siamo. Beh, ci siamo nel senso che stiamo portando avanti le procedure amministrative. La delibera che abbiamo approvato, una delibera del mio collega Galasso, è uno studio di fattibilità che però inizia, come si suol dire, a mettere uno zippo, cioè un'attività amministrativa, perché poi questo comporta l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, la gara per l'accordo quadro in modo da trovare un fornitore e poi un intervento spalmato in più annualità perché è un intervento importante e vi ricordo che lo facciamo con le tasse dei cittadini baresi e quindi va fatto con un senso di come un buon padre di famiglia, ecco, però chiaramente è un intervento atteso. I lavori però dovrebbero andare in gara già il prossimo anno. Sì, vanno in gara il prossimo anno. L'importo totale è circa di 9 milioni e 900 mila euro. Sostituiamo tutti e 52 teli, perché sono 26 teli petali, quelli più grandi, e 26 piccoli, quelli che sono ancora sulle nostre teste quando andiamo allo stadio. Quindi sono quelli più, naturalmente, essendo più piccoli, molto più resistenti alle intemperie e al vento. Si è optato tra l'altro per una soluzione più duratura nel tempo con dei materiali più performanti, e questo che giustifica anche il costo maggiore rispetto alle due ipotesi che erano state prese in considerazione. Lei però, assessore, ha anche annunciato che verranno sostituiti i seggiolini, e quelli ancora non sostituiti, forse ci riusciamo già in questa stagione? Ma sì, la nostra intenzione è quello di sostituirli in questa stagione. Domenica allo stadio, bellissimo, con tante persone, 10.000 persone che erano lì, però oggettivamente sembra un po' uno stadio con tante colorazioni all'interno. Quindi vogliamo procedere con le due curve e a seguire con la tribuna ovest inferiore, parlo dei seggiolini in questo caso. Ad onor del vero, la tribuna ovest inferiore ha già lo schienale superiore o almeno di 30 centimetri come prevede la norma federale, però avremmo tutto lo stadio con seggiolini biancorossi e la ovest inferiore solo con seggiolini verdi, guarda, non si possono vedere. Però, per esempio, abbiamo già fatto, magra consolazione per i tifosi, già le vie di fuga colorate di grigio in tutti i settori dello stadio e non solo dove abbiamo sostituito i seggiolini. La pista resta perché ovviamente sui social è diventato il tema dominante di questa giornata e molti tifosi appunto chiedevano l'eliminazione della pista, ma come dire, il progetto di restyling non sarà così imponente sullo Stadio San Nicola, non si eliminerà la pista. No, la pista resta, però possiamo trovare una soluzione, come hanno adottato, diciamo, altri stadi, di colorarla magari, non lasciarla nella colorazione naturale del materiale della pista di atletica, ma colorarla. E volevo dirvi una cosa rispetto alle due soluzioni. Quella più onerosa che è stata scelta, è vero che è più onerosa, ma come tu dicevi, ha una durata di 25-30 anni come ciclo di vita medio, ma è anche quella che restituisce l'effetto dello stadio quando illuminato di sera, quando c'erano ancora i petali, dava quell'effetto diffuso di luce intorno allo stadio, il classico effetto astronave. La tipologia di copertura è molto simile al Teflon originale e ha una fibra di vetro all'interno che la rende più resistente, mentre quella che era più economica, ma naturalmente con un ciclo di vita
della metà rispetto a quella più onerosa è di PVC e non lascia filtrare la luce con lo stesso effetto dei primi teli. Dobbiamo concludere ovviamente con forza Bari, no? Sì, e anche con una battuta. Vogliamo rendere lo stadio bello come la squadra sta rendendo belle le partite. Domenica è stata una partita veramente bella e interessante. Allora, forza Bari. Abbiamo dato spazio ovviamente anche al tifoso Petruzzelli, non soltanto all'assessore dell'ambiente e allo sport, che io ringrazio per essere stato con noi. Grazie assessore e buon lavoro. Buonasera a voi. Noi andiamo avanti con gli stati generali del super bonus 110 per gli incentivi fiscali, il tema del convegno inaugurale della la Fiera del Levante dove si sta tenendo il SAIE, Fiera delle Costruzioni, in programma sino al 9 ottobre. Sentiamo l'intervista al presidente di ANCE Puglia, Nicola Bonerba, realizzata da Roberto Maggi. L'inaugurazione di SAIE è l'occasione buona per fare il punto sull'andamento dell'edilizia. Qual è la situazione qui? Beh, finalmente un mood positivo che è in linea con l'aumento del PIL previsto per quest'anno, il 6% e il 4,2% l'anno prossimo. Abbiamo questa misura, questi fondi di 223 miliardi, di cui 108 sono relegati per l'edilizia, il 40% proprio nel mezzogiorno per fare in modo che ci sia e si colmi questo gap con l'Italia centro-settentrionale, ma soprattutto all'interno dei comuni che ci sono ancora grandi disparità sempre all'interno dei comuni del mezzogiorno. In più ci sono 23 miliardi a disposizione per la cura del ferro, quindi il rifacimento di tutte le infrastrutture ferroviarie, ma soprattutto all'unisono va la misura del superbonus. Abbiamo chiesto una proroga, vogliamo che diventi strutturale, i dati sono straesaltanti, solo nell'ultimo mese 9.000 misure in più e 1 miliardo e 8 in più per un raggiungimento di 7 miliardi e mezzo e 46.000 misure. In Puglia abbiamo un'ottima fotografia con comunque 3.000 domande e 430 milioni. Io credo che questa sia la strada da percorrere. Il nemico è sia il tempo che il caro prezzi. Questo caro prezzi diventa un problema perché rischiamo di non avere i materiali a disposizione per poter comunque seguire queste lavorazioni e dobbiamo chiedere anche un ristoro dal punto di vista di questi grossi prezzi. Se dovesse diventare strutturale la misura, sicuramente questo problema potremmo evitarlo. Andiamo avanti con le notizie dal nostro sito, dunque ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, e allora il San Paolo diventerà il quartiere dei murales, così a luglio del 2020 in diretta proprio da noi a Telebari il sindaco Antonio De Caro. Il progetto di street art riguarda le palazzine di edilizia popolare dell'Arca. La settimana scorsa, con artisti di fama anche internazionale arrivati a Bari per l'occasione, sono partiti i primi lavori sulle facciate di palazzi. 5 delle 10 opere sono già pronte, tra queste ce n'è una dal valore altamente simbolico che lega a filo doppio il progetto alla storia del quartiere. Si tratta del murales dedicato a Maria, a lei e a tutte le donne vittime di violenza, spiega Umberto Carli, consigliere del Municipio 3. Il cognome di Maria è Colangiuli, uccisa 21 anni fa da un proiettile vagante proprio al quartiere San Paolo in via degli Abruzzi. Era a casa in veranda al momento della sparatoria tra malviventi, ricorda il consigliere. Una tragedia che il quartiere non potrà mai dimenticare. Così, dopo un confronto tra i residenti e l'artista Cecos, si è deciso di rendere omaggio alla sua memoria anche con un murales. Potete trovare le foto sul nostro sito telebari.it. A dopo Alessandra. Grazie Italo, noi andiamo avanti. Dopo 2 anni di chiusura riapre il cinema ABC, questo pomeriggio un incontro con le autorità cittadine e regionali prima della proiezione del film Bentornato papà, vediamo. Il cinema ABC, centro di cultura cinematografica SRL, riapre le sue porte alla città di Bari. La storica sala cinematografica, nata nel 1976 e chiusa da circa 2 anni, riapre al pubblico già a partire da questa sera con la proiezione del film Bentornato papà, diretto da Domenico Fortunato e con un unico spettacolo alle 21.30. Da venerdì a domenica si riprenderà con la consueta programmazione, quindi ci saranno 3 spettacoli al giorno, alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30, martedì e mercoledì.
mercoledì gli spettacoli invece saranno due alle 19.30 e alle 21.30. E questo pomeriggio, per l'occasione, nella sala cinematografica che sorge in zona Marconi, sono intervenuti in un incontro di saluto le autorità cittadine regionali e i rappresentanti di Agis e ANIC di Puglia e Basilicata, confermandosi così un luogo di cultura e di aggregazione fondamentale per il quartiere Marconi e San Girolamo in cui sorge e per la città intera. Ora l'ABC è pronto a riaprire le sue porte e ad accogliere i tanti cittadini affezionati in un vero e proprio segnale di speranza per l'intera categoria. Si chiama Forum Leader 2021, il congresso sullo sviluppo delle aree rurali organizzato dal GAL Ponte Lama, che si terrà in Puglia dal 14 al 16 ottobre. Tutti i dettagli nel servizio di Maressa Sforza. È tutto pronto per il Forum Leader 2021, il congresso organizzato in qualità di capofila dal GAL Ponte Lama e che si terrà dal 14 al 16 ottobre in Puglia. Obiettivo dell'evento: contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e favorire il confronto sui temi specifici nel quadro del completamento dell'attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva del processo di transizione della nuova programmazione europea. Forum Leader 2021, una grande occasione perché i GAL si ritrovino per la seconda volta, per il secondo anno, tutti i GAL italiani a parlare di territori, di rilancio dei territori nel post-Covid. Questa grande occasione la ospiteremo nel territorio del GAL Ponte Lama, un grande onore per la Puglia e per il territorio del GAL Ponte Lama ospitare questo forum e programmare con l'aiuto di tutti e con grandi relatori, il rilancio dei territori e del nostro ambiente. Al via dunque il 14 ottobre a Bisceglie con una sessione tutta dedicata agli strumenti nazionali di ripartenza e agli scenari futuri per i territori rurali, alla quale parteciperanno tra gli altri rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'ANCE e della Rete Rurale Nazionale. Si proseguirà poi il giorno dopo a Molfetta con laboratori tematici su energia, sostenibilità, next generation e sviluppo locale. Evento conclusivo il 16 ottobre a Trani con un tour turistico esperienziale. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie. Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di PNRR, perché è arrivato da Roma l'ok a 21 progetti in Puglia per 400 milioni di euro. Su Bari sarà finanziato il nodo ferroviario e interventi nel quartiere San Paolo. Vediamo. 21 progetti di rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica saranno finanziati in Puglia grazie ai fondi del PNRR. Parliamo di quasi 400 milioni che garantiranno interventi sul tessuto urbano per migliorare il benessere e l'inclusione sociale con progetti di qualità ma sostenibili sia sotto il profilo economico sia sociale. Tra questi c'è la riorganizzazione del nodo ferroviario di Bari con interventi di ricucitura tra il centro storico e i tre quartieri Carrassi, San Pasquale e Madonnella, che da solo vale 100 milioni di euro ed è inserito tra gli 8 progetti pilota ad alto rendimento. La Puglia è la regione con il più alto numero di progetti approvati, su un totale di 159 in tutta Italia. Sempre a Bari sarà finanziato il progetto Made in San Pio, demolizione dei corpi di fabbrica destinati a commercio oggi abbandonati, riqualificazione energetica degli edifici e aumento degli alloggi sociali. Nell'area metropolitana tre progetti coinvolgono 39 comuni per il recupero di 53 immobili dismessi, orti urbani e giardini di quartiere e la ristrutturazione di un migliaio di alloggi popolari. Altri tre progetti ad Altamura prevedono la riqualificazione di piazze e il recupero di edifici storici da adibire ad hub di formazione digitale, housing sociale e botteghe artigiane. Nella provincia BAT, ad Andria sarà realizzato un sistema edilizio a destinazione residenziale pubblico nell'area della nuova stazione ferroviaria. A Trani sarà recuperato l'ex macello comunale per realizzare alloggi e valorizzata la fascia costiera con un parco attrezzato. Siamo in tema di interventi sulla nostra città, perché è stato approvato il progetto preliminare per gli interventi di manutenzione nel straordinario nel cimitero di Loseto. Si tratta di una serie di lavori necessari per completare e rendere funzionale l'area del cimitero realizzata circa 20 anni fa, mai utilizzata e interessata nel tempo da ripetuti atti vandalici e furti, tanto che ad oggi risultano completamente vandalizzati i serramenti interni ed esterni, gli impianti elettrici, idrico, fognante e di condizionamento.
Il progetto prevede interventi che spaziano dal ripristino parziale degli impianti alla revisione del manto impermeabile di lastrico, dal rifacimento dei servizi igienici al rivestimento esterno dei loculi e degli ossari fino alla ricostruzione del muro di confine. Contiamo di sviluppare il progetto definitivo ed esecutivo entro i primi mesi del prossimo anno, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, in modo tale da poterlo mandare in gara quanto prima, puntando ad avviare il cantiere entro la prossima estate. Considerando gli ampi spazi disponibili, ha dichiarato l'assessore al patrimonio Vito La Coppola, la nostra intenzione è anche quella di accogliere le innumerevoli richieste giunte in questi anni, prevedendo luoghi di sepoltura destinati ad altre confessioni religiose. L'importo complessivo del progetto ammonta a 225.000 euro. È stato sottoscritto, e cambiamo argomento, questa mattina nella sede del Dipartimento regionale dell'Agricoltura il protocollo d'intesa per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera lattiero casearia pugliese. A firmare il documento le associazioni di rappresentanza dei produttori e dei trasformatori e la presenza dell'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia. Vediamo. Un prezzo che non potrà mai essere inferiore a quello di produzione. Un soggetto qualificato cui spetterà il ruolo di garante per entrambe le parti. Allevatori e trasformatori firmano un patto etico di filiera per il costo del latte. Un passo importante per il settore caseario pugliese dopo le polemiche degli scorsi mesi sollevate proprio dagli allevatori. La insostenibile crescita dei prezzi di produzione, quale effetto di fenomeni estremi come la siccità e l'afa, aveva infatti provocato il forte incremento dei costi per l'energia e per l'alimentazione degli animali nelle stalle, scatenando un'impennata a cui non era corrisposto un aumento dei prezzi del latte, complice anche la concorrenza di quelle regioni che godono di condizioni più idonee per la produzione. L'accordo firmato, grazie anche alla mediazione dell'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia, rappresenta un primo passo per un rilancio del settore, ma soprattutto per la tutela del futuro degli allevamenti pugliesi. Ci saranno delle regole da seguire, regole che andranno a tutelare il lavoro di tutta la filiera. Attualmente diciamo siamo intorno ai 0,44 centesimi, questo ci basta per poter andare al mondo produttivo a dire che quantomeno gli assicuriamo il costo di produzione. Non possiamo permettere che ci siano dei trasformatori, dei soggetti che sono all'interno della nostra comunità che non rispettano questa eticità. È il primo passo. Oggi dai fatti, oggi dal protocollo bisognerà passare alla sostanza, bisognerà fare in modo che i trasformatori adottino questo protocollo. Soddisfatto anche il fronte dei trasformatori, che ha abbracciato questa visione di insieme nell'ottica di una valorizzazione del prodotto pugliese. Sono state accolte anche le nostre richieste di non essere più l'ultimo attore della filiera, ma bensì una parte come un'altra dell'intera filiera, dal produttore di latte fino alla GDO, in modo tale da poter cercare di spalmare questa crisi su tutti gli attori della filiera e non solo su noi trasformatori. E parliamo di ripartenze, se ne sta parlando in queste ore sulla ripresa delle attività nelle discoteche, ma al 35% della capienza. Questo è il parere del Comitato Tecnico Scientifico per far appunto ripartire questo settore. Un parere accolto con un misto di ottimismo ma anche amarezza da parte dei gestori dei locali da ballo. Abbiamo intervistato il titolare delle Divine Follie di Bisceglie, Roberto Maggialetti. Sentiamo. Sicuramente è un inizio, è una riapertura per quanto riguarda parte del governo, però dopo quasi due anni di chiusura delle discoteche in Italia, sicuramente è un palliativo che non permetterà assolutamente alle attività di riprendere a pieno. Il Divine Follie, il DF, riapre appena sarà data l'ok da parte del governo, perché non dimentichiamo che ora è il CTS che ha dato l'ok con una capienza ridotta, però se non viene poi comunque ratificato dal Consiglio dei Ministri dobbiamo comunque aspettare l'ok da parte loro. Ci auspichiamo che comunque le capienze vengano sicuramente riviste affinché si possa ripartire almeno con una capienza più allargata rispetto a quella che hanno preventivato loro. Una capienza ridotta significa anche un aumento del costo del biglietto d'ingresso? Il problema è proprio questo, perché poi scaricare sul consumatore questo problema non ci sembra assolutamente giusto e non so quanto potrebbe essere produttivo
proprio con i nostri clienti, perché nel momento in cui tu fai ad aumentare il prezzo, poi diciamo avremo ulteriori ripercussioni economiche sull'azienda. Buone notizie sul fronte sanità, perché 40 nuovi tecnici della prevenzione sono stati assunti dall'ASL di Bari. Oggi sono iniziate le procedure di immissione in ruolo per i vincitori del concorso pubblico bandito nel 2019 per reclutare le figure professionali nei luoghi di lavoro che andranno a rafforzare gli organici di tutti i servizi del Dipartimento di Prevenzione. È una giornata storica per la nostra ASL, ha commentato il direttore del Dipartimento Prevenzione Domenico Lagravinese. Le assunzioni per la prima volta dopo 30 anni sono come una nuova linfa per il Dipartimento, specie in questo momento. Da un lato daranno supporto alle attività legate alle emergenze epidemiologiche, dall'altro avranno un ruolo attivo nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, un servizio quest'ultimo che in concomitanza con la ripresa dei cantieri e delle attività lavorative in presenza richiede massima attenzione. I tecnici della prevenzione saranno impiegati in tutte le 6 strutture organizzative del Dipartimento. E torniamo al nostro sito per l'ultimo collegamento con la nostra postazione social. Italo, vengo da te. E con un grande omaggio al centenario della traslazione del Milite Ignoto e l'apertura eccezionale di 42 beni delle forze armate che tornano in Italia alle giornate FAI d'autunno, decima edizione della grande festa di bellezza, patrimonio e cultura del Fondo Ambiente Italiano a cuore della campagna. Ricordiamoci di salvare l'Italia, in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre. Per l'occasione a Bari sarà possibile visitare gli interni della caserma Picca in via del tutto eccezionale, la struttura intitolata all'eroe della Prima Guerra Mondiale caduto sul Carso il 2 novembre 1916, è stata progettata nel 1871 dall'ingegner Michele Lofoco, un bel esempio di architettura militare dell'Ottocento. Ad Altamura invece saranno aperti i luoghi della comunità greca lungo le vie a ridosso della chiesa di San Nicola, un'area urbana comprendente chiese e luoghi che ben raccontano la presenza di una comunità greca ad Altamura tra il XIII e il XVII secolo. Infine a Bisceglie visite tra le architetture medievali nel borgo antico, le famose case e torri. Per le prenotazioni alla caserma Picca vi potete collegare sul nostro sito telebari.it, là tutte le informazioni. Bene, con questo è tutto, quindi Alessandra, a te buona serata. Grazie Italo, andiamo avanti con Left Hand, la personale dedicata a Dino Clavica, artista pugliese scomparso nel 2019, in mostra da oggi nello spazio Miura. Vediamo. Mio fratello era a volte anche un po' un'incognita, nel senso lui non era molto, non esprimeva molto con noi quello che lui rappresentava nelle sue opere, quindi spesso la prima volta le vedevamo su Instagram, su Facebook, e poi era il bello, forse probabilmente era anche quello di che ognuno ci può vedere qualcosa nelle sue opere. La storia di come una passione può trasformarsi nel tempo, rimanendo intatta pur sperimentando diverse declinazioni, dall'amore per la musica che continuerà per sempre a fare da sfondo alle sue opere, a quello per l'acquerello, fino ad arrivare al digitale e ai video. Era tutto questo Dino Clavica, e lo è ancora, barese di adozione, affaticato a prendersi ciò che gli spettava, il meritato successo, a causa di una cronica timidezza che lo ha portato, fino alla fine, a tenere per sé ciò che di più bello aveva, la sua arte, fino all'incontro con l'associazione Velouvre, di cui è stato presidente, che lo ha spinto a venire fuori da quel guscio e a condividere le tantissime opere realizzate e accumulate nel tempo. E da questa mattina 30 di queste opere, che fanno parte della serie da lui stesso intitolata Left Hand, sono visibili nello spazio Murat, in una mostra a lui dedicata e che sarà visitabile fino al prossimo 23 ottobre. Lui si definiva un artista atipico, e i suoi amici oggi hanno voluto inaugurare questa mostra, questa sua mostra personale, anche un po' emozionati ascoltare i ricordi da parte delle persone che l'hanno conosciuto, il suo tratto artistico che anche attraverso questa mostra potranno conoscere tutti, ma anche il lato umano di Dino Clavica. Accanto alle 30 opere stampate su pannelli forex delle dimensioni 50 x 67 cm, in un dialogo perfetto con lo spazio che le ospita, anche una sezione dedicata ai video realizzati dall'artista. L'esposizione è parte di un progetto più ampio che comprende la produzione di un catalogo sull'artista Dino Clavica, che sarà edito dalle edizioni della libreria La Terza, con i testi, tra gli altri, di Pietro Marino, critico d'arte, e Oscar Iarussi, giornalista e saggista.
è un vero e proprio progetto collettivo, nasce grazie ed è possibile, resa possibile grazie agli sforzi di persone, di amici, di imprese, di enti che hanno creduto nel progetto artistico di Dino e hanno supportato questo progetto affinché potesse essere realizzato. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora questo centro di bassa pressione attivo sull'Italia, ma continua questo suo graduale allontanamento verso sud-est, quindi seppur lentamente la situazione inizia a migliorare. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, le regioni adriatiche e il sud Italia però avranno ancora situazione molto variabile e instabile, mentre ampie schiarite, come vedete, sono ormai presenti al nord e sul versante tirrenico. Precipitazioni, ancora dei piovaschi, ancora degli acquazzoni saranno possibili sulle regioni del medio-basso Adriatico e poi al sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però guardate, nel resto d'Italia non solo le piogge si attenuano, ma come vi dicevo tornano anche delle belle schiarite nord a regioni del medio-alto Tirreno. È il medio-adriatico e il sud a vedere ancora tutta questa variabilità e attenzione anche al vento che soffierà sostenuto in gran parte d'Italia. Questi sono venti freddini, arrivano dall'est Europa, quindi temperature contenute, non basse, però insomma specie al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi. Per sapere nel dettaglio a questo punto come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.